Allora, cari amici, allora oggi parliamo di un discorso, appunto un discorso sulla famiglia tenuto da un economista e banchiere italico che si chiama Ettore Gotti Tedeschi, un discorso molto politicamente scorretto sulla famiglia, ovvero sull'attacco che c'è alla famiglia in Occidente negli ultimi anni. Allora, questo tizio, che comunque non è proprio, come dire, un troglodita, no? Voglio dire, una persona istruita, una persona, insomma, che qualcosa ne sa, un padre di, mi pare, 5 figli, se ricordo bene. Questo qui ha avuto il coraggio di dire delle cose molto politicamente scorrette, molto controcorrente sulla situazione familiare occidentale. Allora, per chi non se ne fosse accorto, in Occidente la famiglia è molto sotto attacco. Negli ultimi anni, è come se fosse loro, diciamo, loro millantano. Se voi ci fate caso, i politici a parole ci parlano di natalità, di famiglie, di tutte queste cose qui, ma poi con i fatti fanno esattamente il contrario. Soprattutto la fazione progressista, che comunque ci propina tutta la roba arcobaleno, che ci propina i bambini cresciuti dallo Stato, che ci propina l'agenda arcobaleno, che ci propina tutte queste schifezze, il femminismo, bla bla bla. Questa, soprattutto quella fazione lì, sta praticamente facendo di tutto affinché le famiglie non si creino praticamente, anche mediante, come dire, problemi economici che si danno alle famiglie, no? I pochi sgravi fiscali, il lavoro femminile praticamente forzato, no? Tutti questi discorsi che abbiamo sempre fatto qui sopra. Tutte queste cose qui remano, contro la famiglia, ovviamente. Il femminismo sfrenato, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa sommatoria di cose sta facendo sì che, poi c'è anche la propaganda martellante, no? Abbiamo visto che anche dal punto di vista ideologico, culturale, le donne, per esempio, ormai sono considerate delle sfigate ignoranti se crescono i figli, no? Sono considerate delle cretine, se si occupano della famiglia. Quindi anche da questo punto di vista hanno agito molto. Quindi, che cosa è successo? Che poi anche bisogna aggiungere il fattore ambientale, perché i bambini, non so se ci avete fatto caso, ma i bambini, solo quelli occidentali però, solo quelli occidentali inquinano. Inquinano, allora i bambini che fanno? Inquinano, rendono le famiglie povere, rendono le donne delle schiave, sono un ostacolo alle donne, alla propria realizzazione. Portano solo fastidi, quindi praticamente se loro a parole parlano, ci raccontano tante belle favolette perché la famiglia è così importante, invece poi nei fatti loro fanno esattamente il contrario, ok? Quindi in realtà la famiglia è molto sotto attacco ed è sotto attacco per le ragioni che adesso ci dirà questo qui. Noi sul canale già l'abbiamo viste molte volte queste ragioni, però il fatto che le abbia dette anche lui, che ripeto non è proprio un salumiere, come dire, è una persona con un minimo di cervello, credo, mi ha fatto piacere, perché vuol dire che queste cose non le vedo solo io che sono allucinata e complottista e medievale e tutto quanto, ma evidentemente le vede anche qualcun altro, perché è evidente quello che stanno facendo. Io non so se voi vi ricordate, ma qualche anno fa ci fu un'iniziativa che si chiamava One Planet, One Child, che iniziò, mi pare, in Canada, dove praticamente vennero affissi questi cartelloni con un bambino, raffigurante un bambino anche di colore, perché loro poi per essere troppo politicamente corretti,
andarono a finire nell'estremo opposto perché furono accusati di razzismo, in quanto questo bambino, sotto questa, la foto di questo bambino c'era lo slogan «Il regalo migliore che tu possa fare a tuo figlio è quello di non dargli fratelli». Ovviamente questo fu preso come un qualcosa di razzista, perché dissero: ma come, allora i bambini di colore, quelli di colore non si devono riprodurre? Invece loro lo fecero per, avete capito, con l'intenzione opposta, cioè come a dire: vedete, noi sul cartellone in Canada ci portiamo il bambino di colore per far vedere che il bambino più importante che possiamo rappresentare è lui. E invece fu presa come razzismo anche quella. Comunque, lasciando perdere, quindi anche, vedete, loro fanno tutte queste operazioni che scoraggiano ovviamente la natalità e la famiglia. Non è vero che poi loro incoraggiano, è una balla questa cosa. Comunque alla fine, diciamo che fondamentalmente gli stati sono contrari. Allora, gli stati occidentali stanno facendo questo lavoro perché fondamentalmente vogliono renderci vulnerabili, deboli, vogliono renderci, perché la famiglia è un fo è come se fosse, come dice lui, come dice questo Ettore Gotti Tedeschi, la famiglia è come se fosse un antagonista dello Stato, perché è un piccolo Stato in un certo senso, è una piccola comunità che io creo. E quanto più forte questa comunità che io creo, più io posso distaccarmi dallo Stato, più io posso rendermi dipendente dallo Stato e posso essere in grado di non accettare i suoi ricatti. Cioè, se io, paradossalmente, se io ho alle mie spalle una famiglia solida, magari ho un'attività di famiglia, quindi non dipendo più dallo Stato, ho il mio bel giardino con l'orto, non lo so, mi cresco i miei animali, queste cose qui, per cui io mi distacco il più possibile da quello che mi vogliono propinare loro, e io chiaramente li ho fregati, perché io posso essere molto indifferente alle loro regole, ai loro ricatti. Chi è che ha potuto sfuggire ai ricatti degli ultimi anni in Italia? Le persone più indipendenti. Chiaramente il lavoratore statale, che magari la mattina si sposta col treno statale, ovviamente doveva per forza stare dietro i loro ricatti, sotto i loro ricatti, perché non aveva alternativa, non aveva niente di proprio. Ovviamente. Quindi il compito dello Stato, a parole, a chiacchiere, quello di favorire la famiglia, ma lo Stato in pratica non favorirà mai la famiglia, ma andrà sempre contro, perché è un antagonista alla famiglia, ok? Allora, tra i motivi di attacco alla famiglia ci sono questi qui che mi sono appuntata. Allora, quindi innanzitutto l'inquinamento. Allora, ovviamente solo le famiglie occidentali inquinano, no? Come sappiamo, perché poi quando si tratta di altre culture, di altre nazioni non occidentali, in cui si fanno 12 figli a testa, là non inquinano ovviamente. E lui ha aggiunto: poiché l'inquinamento, l'ambiente, l'ambientalismo sta diventando la nuova religione globale, allora l'Occidente si dovrà piegare, cioè si sta già piegando in realtà, a questo nuovo diktat sull'inquinamento, che quindi è uno dei motivi per cui tu non devi riprodurti, tu occidentale. Poi altro motivo: la famiglia produce figli e li educa come vuole, senza permettere allo Stato di farlo. Questo è quello che dovrebbe essere in teoria. Invece adesso anche le famiglie, per come sono state ridotte, no? Permettono, e come, che lo Stato educhi i propri figli. Anzi, io vi dirò di più, che quando voi fate presente ad una famiglia questo schifo dei figli che vengono cresciuti dagli asili, dal comune, dalla la scuola comunale, tutte queste robe, il dopo scuola, il campo, eccetera, eccetera, quando fate presente questa cosa, a cui si dovrebbero ribellare loro per primi, loro vi attaccano. Ma che cosa dici? È una cosa, cioè, per loro è diventata una cosa, anche qua, vedete, ci sono riusciti, col martellamento mediatico, sono riusciti a far passare questa cosa come normale e come auspicabile.
È lo stesso discorso che facevamo per il lavoro femminile quando è però obbligato, ok? Perché adesso molte madri sono obbligate a fare determinati lavori che insomma fanno pure schifo, perché se no non si pagano le bollette in casa. Però paradossalmente loro, invece di ribellarsi, invece di dire cazza loro come ci hanno ridotte a portare i bambini di 3 mesi dentro agli asili, loro difendono questo sistema. Cioè, se tu vai a dire a loro: scusate, ma vi sembra normale andare fino alle 7 di sera per 500 euro con i vostri bambini cresciuti dagli estranei che dovete pure pagare? Vi sembra normale questa cosa? Loro ti aggrediscono perché sono state talmente convinte col martellamento mediatico, talmente che sono state proprio bombardate, che praticamente adesso loro sentono che se non fanno questa cosa qui, sono etichettate come le schiave della, le schiave del patriarcato, però, della situazione, come le medievali, le incapaci, avete capito? È sempre lo stesso discorso. Quindi in realtà lo Stato, perché gli stati, diciamo che questa è una situazione occidentale, un po' occidentale, non solo italico, ovviamente. Lui sta parlando dell'Italia, però diciamo che vale un po' per l'Occidente. Perché lui dice adesso lo Stato fa di tutto affinché questa situazione vada avanti così? Lo fa perché, ovviamente, allo Stato non fa piacere che le famiglie possano educare i figli a modo loro, ok? Se io il figlio lo educo a modo mio, se i miei figli li educo come dico io e non come dicono loro, ovviamente rappresentano degli ostacoli, perché rappresentano un domani rappresenteranno dei cittadini non omologati, non ubbidienti, non ricattabili, ok? E questa cosa non lo vuole un governo, questi tipi di governi che abbiamo adesso, questi governi fantocci che abbiamo adesso, non vogliono questa cosa. Loro devono avere il gregge di pecore già bello incanalato per la catena di montaggio, ok? Loro questo vanno trovando, non persone, non individui, diciamo, pensanti, individui diversi uno dall'altro. Loro non favoriscono l'individualità, perciò nelle scuole, le scuole fanno vomitare. Le scuole pure non tendono a coltivare i talenti unici di ognuno di noi, ma il talento vogliono appiattirtelo. Appena un bambino fa un qualcosa di un po' diverso, ha la sindrome dell'iperreattività, diamogli gli psicofarmaci così diventa uguale agli altri. Magari quello è un bambino particolarmente dotato, magari quello è un bambino che ha delle tempistiche sue, delle modalità sue, magari un genio, quello là, e tu lo stai soffocando. Quindi questo fanno, ok? Ecco qua, altro motivo di attacco alla famiglia. La donna si sente affermata e realizzata facendo solamente facendo altri lavori e non allevando i propri figli. Il più grande affare del mondo è creare figli di maggiore valore rispetto alle generazioni precedenti. Allora, qua nessuno sta dicendo che la donna debba solo allevare i figli 24 ore su 24, nessuno sta dicendo questo. Tu puoi tranquillamente avere attività, interessi, tutto quello che cavolo, prendere la quarta laurea, puoi fare quello che cavolo vuoi. Il problema è che non dovresti essere obbligata a farlo. Cioè, il problema è che tu, uno stato, diciamo, normale, dovrebbe metterti in condizione di poter scegliere, quindi perlomeno quando hai figli piccoli, dovrebbe mettere in condizione i mariti, i padri, di portare avanti le famiglie, ok? Questo si dovrebbe fare. Poi, che tu voglia fare l'attività, il part-time, quello che vuoi tu, ma non con orari massacranti, con orari compatibili con la crescita dei tuoi figli, sono affari tuoi. Però tu mi devi mettere in condizione di poterlo anche non fare, di poter scegliere, perché le femministe mi vengono sempre a parlare di scelta e invece la scelta, no, io non la vedo,
Non c'è più ormai. Allora, sì, lui ha 5 figli, questo qua. Ha 5 figli, lui l'ha detto. Allora, attacco culturale. La famiglia è considerata un'invenzione del mondo cattolico. Quando. Un'invenzione del mondo cattolico. Vabbè. Quindi si propongono altri modelli. Modelli arcobaleno, 5 donne e un gatto, 3 uomini e un addo, tutte queste cose strane, no? Ma quale mondo cattolico? Ma quale mondo cattolico? Non c'entra proprio niente. Questo è il mondo biologico, semmai. Questa è la biologia che ha deciso determinate cose. Che poi il mondo cattolico si possa rifare a delle cose, diciamo, normali. Ma del resto pure se voi prendete, considerate la religione islamica, no? Che tanto piace ai nostri amici politicamente corretti, anche nella religione islamica ci sta la famiglia, anche lì ci sta, quindi non è nessuna cosa di invenzione, quale invenzione? Questa è una cosa biologica. Poi, attacco al ruolo di madre, già l'abbiamo detto. E poi, dal punto di vista economico, in posizione consumista, fa credere che avere 1 o 2 bambini porti più soldi rispetto ad averne 4 o 5. Ma la povertà è stata creata ad arte, è stata creata ad arte per scoraggiare la natalità. Questo è un altro punto molto, diciamo, molto dibattuto perché, come dire, sicuramente in Italia abbiamo un grosso problema di salari che non sono assolutamente adeguati al costo della vita e su questo ci siamo. Però c'è anche un problema di, come dire, ideologico. Perché in realtà dove ci sono più figli si tende a fare una spesa in modo diverso, i vestiti dei più grandi magari vanno ai più piccoli, tendi comunque ad avere anche degli aiuti. Quindi diciamo che lui è un padre di 5 figli, quindi non sta parlando per sentito dire, ma perché evidentemente l'ha fatto lui per primo. Quindi diciamo che il fatto che questa povertà sia stata creata è vero, ma non a caso adesso vediamo che nelle famiglie si è obbligati a lavorare in due per pagare le bollette, quando prima anche il ragioniere Fantozzi portava la famiglia avanti in maniera dignitosa, quindi è stato qualcosa di creato ad arte per scoraggiare la natalità. Poi lui ha parlato anche di matrimonio. Lui dice che neanche ai corsi prematrimoniali si insegna più l'unione tra 2 persone, perché chiaramente già da lì si vuole scoraggiare. Non so se ci avete fatto caso, ma se voi aprite una qualsiasi rivista, pubblicità, film, telefilm di quest'epoca, c'è uno scoraggiamento continuo alla famiglia, alla natalità, alla coppia, ai legami, c'è uno scoraggiamento totale perché vogliono comunque incoraggiarci a stare soli, vogliono incoraggiarci alla promiscuità, quindi a dei rapporti fugaci, instabili ed improvvisati, no? Vogliono incoraggiarci alla maternità da single, vogliono incoraggiarci a tutte queste cose qui che ovviamente sono nemiche della natalità. Ecco, infatti, lui dice, nel momento in cui una coppia comincia un progetto matrimoniale, di coppia, insomma, di famiglia, eccetera, eccetera, comincia a proprio vivere in modo diverso, perché comincia a risparmiare, comincia a pensare al proprio futuro. Cioè, se io sto costruendo una famiglia, non è che vado a dire ah, adesso mi compro una bella borsa di 400 euro, non lo faccio perché i 400 euro magari ce li butto nel mutuo, ovviamente. Cominci proprio a fare delle scelte diverse e non a caso chi è che, se voi vedete,
I consumatori più folli e più agguerriti sono i single, perché loro innanzitutto non hanno questa grande idea di risparmio, non se ne fregano niente. E seconda cosa, è come se questa loro, certe volte anche il senso di solitudine ti porta a spendere soldi, magari vai ogni sera ti vai a mangiare qualcosa con l'amico fuori perché ti senti solo, cominci a fare lo shopping compulsivo perché è come se ti riempisse, no? Il vuoto. E quindi chiaramente le famiglie tendono a risparmiare, comprano le confezioni risparmio, magari i vestiti dei più grandi vanno ai più piccoli, tu cominci a non comprare tante stupidate perché magari i soldi preferisci comprarti la casa e non la borsa di Armani che non serve a niente onestamente. Quindi diciamo che è tutto, no? Fai le cose in maniera diversa. Ci sono più persone che usano una sola casa e non case sparpagliate. Per cui diciamo che la cosa cambia e dal punto di vista economico, le persone che sono coinvolte in una famiglia spendono in maniera comunque più oculata. Magari hanno una macchina familiare, no? Non so, insomma, si fanno un contratto telefonico, un contratto, non so, per l'utente del gas, l'utente dell'elettricità, eccetera, eccetera. Per cui, dal punto di vista economico, sono dei consumatori più oculati. E questa cosa, ovviamente, non fa comodo a nessuno, da questo punto di vista, né alle multinazionali né a nessuno, no? Ovviamente. Quindi diciamo che l'attacco alla famiglia, per chi non se ne fosse accorto, è molto forte in Occidente, è moltissimo forte. Non è vero che loro favoriscono la natalità, ma quando mai? Cioè, adesso c'è un forte attacco anche alla proprietà privata, no? Quando invece la proprietà privata, anche quella era uno dei cavalli di battaglia, no? Delle famiglie, perché c'erano in genere, c'era il patriarca. Il patriarca che pensava pure a lasciare casa ai figli normalmente, case, proprietà, attività, eccetera, eccetera. Quindi era una cosa, questa qui era una cosa molto positiva, no? Per le persone, per le generazioni future che magari stavano pure meglio, eccetera, eccetera. Invece adesso si vuole abbattere tutto, si vuole togliere tutta questa tradizione familiare, la proprietà privata, il cognome di famiglia, insomma, tutte queste cose, no? C'è sempre il femminismo dietro, la propaganda, il progressismo, sempre le solite cose che conosciamo e che praticamente stanno remando contro, completamente contro la famiglia in Occidente. Fateci caso. Inquiniamo, inquiniamo, però magari quelli là che fanno 12 figli a testa non inquinano, eh? Loro no, solo noi inquiniamo, amici cari, solo noi. Va bene. Comunque sul tubo ci sono parecchi interventi di questo qui, che dice delle cose sensate. Dice delle cose sensate. Io lo conoscevo solo di nome, non l'avevo mai ascoltato, però devo dire che qualcosa mi andrò a sentire perché perlomeno è una voce fuori, no, un po' controcorrente, che insomma ogni tanto ci fa piacere.